Da circa 3 anni, ma anche da più tempo in realtà, il Museo di Archeologia Informatica di Cosenza e il Museo dell'Informatica Funzionante di Palazzo Lacrede collaborano al restauro di questo computer, che è un General Electric GE120 del 1970. È stato recuperato tempo fa, ma questa è un'altra storia. I due musei collaborano in realtà fin dalla nascita, da più di 15 anni ormai, se non di più. Non mi ricordo bene esattamente le date, però non ce ne frega niente, perché vorremmo parlare di questo computer, questo General Electric GE120. E di come si sono svolti i restauri. È già il terzo anno che ci riuniamo per mettere le mani su questa macchina. Il primo anno ci siamo dedicati solamente alla consultazione e allo studio dei manuali, che sono tutti presenti fortunatamente. Abbiamo manuali, schemi elettrici, schemi di montaggio, diagnostica, software, abbiamo software a non finire, abbiamo schede perforate, abbiamo nastri perforati che sono, adesso non mi ricordo dove, in qualcuna delle scatole, abbiamo lettori di nastri, lettori di schede, abbiamo anche unità a disco con i relativi dischi, che come vedete qualcuna è in posizioni un po' disastrate, ma questa sicuramente funzionerà. Abbiamo il controller dei dischi qui, dobbiamo ancora rimettere in sesto, abbiamo una gigantesca stampante, assolutamente noi crediamo irrecuperabile perché ci sono dei pezzi meccanici spaccati all'interno. Abbiamo un'unità a nastro smontata, controller unità a nastri, unità a nastro funzionante, questo non c'entra, questo è un VAX 11780, sarà oggetto di un'altra storia. Telescriventi a non finire, rimarchiato e olivetti, ma in realtà sappiamo benissimo che cosa sono. Sono delle teletype, qua ce n'è un'altra, fanno parte dello stesso sistema. Teletype con manuali, nastri magnetici, un altro disco. E insomma, questa macchina ha tutte le carte in regola per funzionare. Guardate, qua c'è un lettore di nastri carta e non nastri magnetici, come forse dirò nei precedenti video. Questo è un lettore di nastri di carta, di paper tape, è un paper tape reader PTR, unità PTR. Secondo me questo appartiene all'epoca Elea, perché ha una diciamo un'estetica leggermente differente dagli altri pezzi. Questo è un ordinatore di schede perforate, e poi che dire, la CPU, che ora vedremo. Questa è l'unità di comando, la console. Con questo si fanno i test, vedrete. Qui si controllano alcune impostazioni e funzionamento del sistema. Citerei i tasti stock, papa e paté. Questa è la macchina che legge il software da schede perforate, che permette al computer di avviarsi. Qua ce ne sono alcune, sono messe a caso. Tutte le schede perforate che vedete in giro provengono dalla spazzatura, quindi non fanno parte di questo sistema. Sono qui solamente per esibizione. Questo è un sistema di programmazione delle schede perforate che abbiamo cominciato ad analizzare, a vedere se poteva essere rimesso in funzione. Devo dire che è in ottime condizioni, a parte un po' di ruggine qua e là, ma le cinghie sono veramente ok. Questo sistema stava in un fienile, quindi insomma. Questa è un'unità a nastro con la sua unità di controllo, molto interessante, con un sacco di levette e pulsantini molto carini. Ma qua abbiamo la CPU. La CPU consiste di un macello di schede, che vedremo, una memoria a nuclei magnetici doppia, che era opzionale, infatti questo è un GE120. Poi abbiamo due alimentatori che sono giganteschi, sono uno è questo e l'altro è questo. E questi forniscono le alimentazioni del sistema. Il cablaggio di queste macchine è veramente spettacolare, tu premi un tasto e le cose si aprono a cassetto ed è tutto accessibile. Ma non abbiamo alcuna intenzione di sistemarli, perché sono una tecnologia troppo vecchia, è veramente un macello. Per ora rimangono lì. Ci siamo resi conto che la CPU vuole un certo tipo di alimentazione ottenibile con i moderni alimentatori da banco, da laboratorio. Perché questa cara CPU, fatta di schede per la maggior parte TTL, e sottolineo TTL 1970, le schede montano roba anche del 69,
si può alimentare con un alimentatore da banco. Noi abbiamo preso degli appunti nelle scorse sessioni, adesso io non riesco a leggere. Questo è un expander di ingressi e uscite e questa è la scheda LPT, quella scheda che vi dà l'uscita della stampante nel computer. È questa, perché tutti questi connettori vanno alla mega stampante, che purtroppo abbiamo recuperato già così, era già danneggiata di suo e purtroppo non c'è molto da fare. Le condizioni sono pessime, c'è paglia dappertutto, c'è ruggine, ma soprattutto ci sono, mi sono accorto di questa parte mancante che è innestata su questo blocco di metallo che di qua purtroppo è spaccato e non abbiamo trovato il pezzo mancante e quindi io dubito che questa sia possibile restaurarla, ma ci proveremo in qualche modo più avanti. Per ora se ne sta qui con i suoi 400 kg di peso. Bene, in questo video io cercherò di mettere insieme intanto un commento sulla prima sessione di 3 anni fa. Vabbè, c'è poco da dire, abbiamo semplicemente consultato i manuali e identificate le varie sezioni della macchina. L'anno scorso invece abbiamo cominciato a mettere mani al test delle schede, abbiamo costruito un emulatore del tester per poter provare le schede, mentre quest'anno abbiamo invece restaurato la console e il tester di schede che ora funziona alla perfezione. Siamo riusciti a testare tutte le schede della CPU e abbiamo trovato solamente 2 schede guaste, ci sono dei chip guasti. Bene, questo è quanto e adesso procediamo con il video. Menta. Come smontiamo questi? Praticamente scegliamo uno con un pulsante, questo. Start Halt, si abbassa questo perché bisogna premere questa in giù, quindi si abbassa e si allarga così. Ora, come vedete, qua c'è un bel niente, questo non ce l'ha quella tacca strana, va bene, quindi lo rimettiamo. Poi ci pensiamo. Questo è il simbolo. Allora, clear. Ok, è così, perché questo è corto e questo è lungo. E quindi viene via così, perché qui ha una tacca qui, perché si va a incastrare in uno di questi due parti laterali e quindi lo si rimette così. Poi come si separa questa parte? Questa parte si separa facendolo scorrere. Praticamente entra solo da un lato perché ci deve essere un blocco, esatto, c'è un blocco, c'è questo blocco qua che la fa scorrere così, quindi qui abbiamo il blocco, questo è così e scorre, poi sotto questa parte che scorre c'è un vetrino che protegge la scritta che è messa in giù così, quindi la scritta è messa qui in qualche modo, poi sopra ci va il vetrino, che non è un vetrino, è di plastica, quindi è un plastichino, e poi sopra ci va di nuovo questo. Allora ci accingiamo a pulire i pulsanti, scorre in fuori e questo lo metto lì, poi qua dovrebbe esserci un vetrino. Stiamo separando quello con la scritta ON, giusto per ricordarci. E tanto lui va a scorrimento. No, questo è incastrato dentro.
Quindi è rimasta la scritta? Sì. Bene. Quindi, avendo fatto alcune prove con la pulitrice a ultrasuoni, stiamo smontando tutti i bottoni e le lucette per dargli una rinfrescata, cercando di non rovinare le scrittine. Sì, posso resettare. Ha resettato, bene. Okay. Ando 2A. Abbiamo solo il ground in comune, funziona l'USB, funzionano i pulsanti. Scusa, permesso. Ok. Già comunque vi dovrei presentare sul GPIO un po' di roba. E chi lo sa? Si vede? Sì, ti presento, mi presenti... Poca bellezza. Quasi tutto. Se io pigio... Sì, e io devo pigiare anch'io. Cambia il test e cambia anche qua, sì. Tu cambia... Clicca, clicco io, aspetta. Clicca tu. Vai. Madonna ragazzi, come siamo a cavallo. No, facciamo un test però prima, sennò non me... Complimenti noi stessi, complimenti noi. No, non ce l'abbiamo, questa qua è una di quelle cose che devono scansionare loro. Vabbè, prendiamo una scheda ben nota. Salve, sono una scheda ben nota. Cercare la scheda lì, scriverla. No, una 01 eco. 01 eco, dimmi la posizione, aspetta. Non so a che posizione c'hanno. Aspetta, la posizione, 01 eco. Sì, le posizioni, mo quali avete? Vabbè, una a caso, sono in quello... No, lui c'è il foglio di calcolo che più... Ecco le posizioni. Dammi 01, così. Sì, ve le date voi perché io. Contro le. Sì, che spegne le luci. No, sta questa prossima. Testa le schede con due cose, con le schede che mo ci mettiamo, che sono anche cazzo testi, e con quelli che sono gli unit test della scheda, che sono quelle linee che vengono letti da questa qua di solito. Però adesso abbiamo. Usiamo esatto. Quindi questo qua spara dei 5 volte qua. Questo qua praticamente se non sono... Osho, che significa che tengono attenzione. Io questo qua lo spengerei. Spengi, metti la scheda in test. Allora aspetta, vai e leggimi la prima riga. Ti leggo le cose, ti leggo la prima riga. Che poi in realtà potresti metterla in out, questa prima riga. Così me la leggo da qua. Non so lì come funziona. Allora, ritorniamo quando qua, scegli questo il qua test, è ancora potevi... attivo. Devi aggiungere la riga 0 nei tasti, poi la facciamo dopo questa cosa. Basta me la dici a voce, uguale. Ok, ando 2A, non è questa. Invece è proprio la prima. Vabbè, faccio qua. Resuscita. Zero. 1 0 1 0 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 1 0 0. Ok. Dovresti avere tutte le luci spente. Hai tutte le luci accese. C'è un lampadino acceso. Aspetta. No, c'è un sacco di roba accesa. Ma non tutte. Ok. Tu sei sulla prima riga di testa? Io sono sulla prima riga di testa. Giusto, io ho. Quindi come me l'ha detto lui? Se io ho... Io per esempio ho il 3 spento, il 4 spento, 10, 11, 12 spenti. Aspetta, proviamo così o no? Con meno luce accesa adesso. Qui. No, questa è la mente. Con meno luce spenta, scusa. No, vabbè, no, questa volta te l'abbiamo testato tutta. Il problema è che quando gli ti arriva... Sì, questo mi fa tutto...
Sì, dobbiamo vedere qua SO, cos'è? Questo qua è il documento che ci serve adesso. Comunque testo 1 di 4 io vedo a C, vedo a 0, vedo 36, che significa? Sì, ecco, quelli 36 a 0, 38 a 0, 30 a 0. Quelli che vedi qua dovrebbe essere la prima. Questi qua sono i pin dall'Arduino e il valore logico che gli hanno. Okay. Che sono comunque da 0 a 30, che gli erano, che sono da 0, da 0 a 30. Da 0 a 29, da 1 a 30. Vogliamo fare l'autodiagnosi? Vai, i commutatori A1, H2, sì. Devono essere in posizione di uscita, verso il basso. Ok. Dovrebbe essere la tua situazione iniziale, prima che scegli qualsiasi testo. Sì, ma questo è del taglio. Sì, è crimpato manualmente. Ok. Fai una prova adesso di continuità. Quindi dovrebbe essere così. Dovrebbe. Rifacciamo un giro di test. Martellate nel mattellone. Abbiamo risolto con delle martellate. Abbiamo risolto a martellate, veramente. Datemi il via. Il via. Tieni, debugger. Ne schiamo un arduicchio così ripartiamo da zero. Ma per il momento è tutto asciutto più o meno. Ah, perfetto. Sì. Credo di sì. Ok, sì, vedi. Esplode tutto. Lampadini. Premi test a caso. Accendimi dei lampadini. Mettetelo su, per favore. Ah, ma io veramente lo volevo qua, ecco, vedi, lampadini! Lampadini! Ce n'è una LED da qualche parte che ho cambiato, ma non so dove cazzo sta. Che è spento proprio. F, qualcosa. G. Ed ecco qua. Abbiamo modificato in modo tale che lì c'è un Arduino, vedi, poi c'è un display fuori, poi c'è una fila di transistor, e abbiamo fatto in maniera tale che non serva Windows, più tirarci le schede. Risolviamo. Abbiamo memorizzato tutte le schede dentro quel micro e praticamente con questo pulsante tre lampadini. Guai, c'è la scheda da testare, si guai. Selezioniamo la scheda. No, sì, e il test si, settiamo questi e poi facciamo i test. Prima riparazione della scheda. Hai spento. Com'è questa? 65 zero pure in fondo. Ha detto che diventa rota. Scherzetto! Che simpatico umorista. Ok, inseriamo la scheda. Configurazione configurata. Test. Ah! Ah, che bello, eh? Vedi? Abbiamo riparato e escono due fault in più. Può darsi che sia cambiato il tipo di errore, perché ne abbiamo tolto sì. Uno. Com'è la riva? Abbiamo il... Questo l'abbiamo tolto, il 7, vedi? Sì. Abbiamo... ok. Quindi abbiamo riparato una cosa. Avete riparato una cosa. Quindi adesso è diventato differente. Il test 1 H1, H2. Dobbiamo fare questa diagnostica. Allora, vediamo come si debugga. Come si fa il debug? Spiega. Allora... devi andare sul dizionario dei test e cercare di capire quali chip sono coinvolti. Questi sono gli errori che abbiamo. Quindi, partendo dal test 10. Test 10. L'errore è D3 da solo. D3 da solo, U7, 8, 11, 13, 17, 28 e 30. Madonna. Sì, dobbiamo trovare un'intersezione oppure capire D3 da solo. U8, 13 e 28. Ecco, vedi.
chip 30. No, questo qua è, non sono collegati. Ah, questi qua vengono direttamente dalla okay. Cosa. Ah, qua vengono dal pin 2.19 e 2.8. Sì, ma 2 che vuol dire? Boh. E questo è gli ingressi, ok, ci sì. Siamo. Infatti così abbiamo diagnosticato. Ah no, 2.9, no, te lo dico che cosa è 2.9. Questo qua è chapter 2, quindi la cosa è cosa 9. 2, questo, 9. Da qua esce. Sì. Io lo vado da S48, S48 sta qua e entra qui. C'è un 3.16 di là, no, 3.17 da una di queste righe. 3.17. Sì. Okay. E questo è U14. U14, che comunque è iniziato da un'altra parte. È iniziato parte, da qua. Un'altra parte. Cioè, okay, tutta però non sta... è il test che stiamo guardando adesso, ok? Quindi non può essere. Quindi può essere che a valle di qua. Questo dove continua? Quindi da questo, un sacco di parti? Sì. Continua da 3, 26, 3... 26, che questa è una horror. 26, sì. Che U è? U questo? Togli il dito. U13. U13 e poi no, va giù no. A U8. Ah sì sì, hai ragione, è questo qua sospettato, U13, U8, c'è un U7 da qualche parte coinvolto in questa riga. Io guarda così statisticamente direi pure ho l'8, l'11, beh l'8 e l'11 sono dei NAND, giusto? U8 e U11. U11 sicuro perché abbiamo visto. Ah sì, U11 è quello, U8 è un NAND ancora. Quindi insomma, a parte questo super computer NEC SX6 che sembra un distributore di bevande, il nostro General Electric in questo momento è combinato così. Abbiamo una CPU composta di tutte queste schede e una memoria, una doppia memoria nuclei magnetici che è qui e qui. Tutte queste schede sono state attestate, ce ne sono solo due guaste, qui e qui. I test si fanno con il tester di schede che è integrato nella console di comando, e questo è il tester di schede che non posso farvi vedere acceso. Questo tester di schede aveva un lettore di schede metalliche che è questo che è aperto, e le schede metalliche si trovano all'interno di questi cassetti. Ogni scheda metallica ha una serie di punzonature, come vedete, si infilano in quel lettore meccanico che avete visto là, si infilano dentro, si preme test, la prima riga è quella che vi dice come dovete configurare il tester, il resto sono i singoli test, si avanza passo passo, si effettuano questi test, questa prima riga dice quali sono gli ingressi e quali sono le uscite della scheda in questione. Il problema è che queste schede sono molto ossidate e quando sono diventate ruvide e quando si infilano qui, quei pallini in rilievo vanno a premere questi contatti. Vedete, ci sono dei contatti che premono e leggono il bit 01. È una semplice contattiera che arriva a questo connettore e questo spesso incastra il pallino e lo spinge indietro, piegandolo e praticamente spaccando tutto. Noi qualcuno l'abbiamo già raddrizzato, però abbiamo deciso di non usarla più questa contattiera. Abbiamo anche ricostruito questo ingranaggio con una stampa 3D perché si è sgranato, perché queste molle erano estremamente tese, quindi le abbiamo anche come si dice, rammollite con, perché questo prima era agganciato qui e allora abbiamo aggiunto del filo da pesca per rendere tutto il sistema un po' più morbido. Fatto sta che comunque si infila la scheda fino in fondo, poi si preme questo e lui fa avanzare i singoli test premuti da questa molla, spinge la scheda in fuori, va bene, insomma così. Questo sistema era messo in questa fessura. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo digitalizzato tutte le schede metalliche con tutti i pallini che escono fuori, una serie di zeri e di uni, e li abbiamo ficcati all'interno di un Arduino che sta qui sotto. Ora qua si inseriva quel connettore con il lettore, e invece adesso si inseriscono tutti quei fili. Il connettore ovviamente è introvabile, quindi abbiamo dovuto adattarci, abbiamo creato una serie di contatti che vanno a una bella fila di MOSFET che
ci allineano i livelli logici, ci danno un pochino più di potenza, insomma, va bene così. Ma vanno dentro un Arduino Mega programmabile che fa i test con due contatti. Abbiamo anche un mini display, perché noi, invece di infilare una scheda, noi semplicemente selezioniamo quale scheda deve fare il test e ci compare il nome della scheda con la sua sigla. Una volta che è selezionata, premiamo in giù come se stessimo premendo questo tasto e andiamo alla configurazione, effettuiamo la configurazione in base a quello che ci dice, premiamo start e questi devono spegnersi. Ecco, l'abbiamo configurato, facciamo finta. Dopodiché facciamo test numero 1, test numero 2, test numero 3, finché non finiscono i test. Poi ricomincia dal primo, a differenza di prima bisognava rinfilare la scheda, che ogni volta che si premeva questo tasto la scheda saliva di un pochetto. E questo, insomma, questo fa i test. La scheda da provare si mette qua, si configura, poi si mette in test e si cominciano i test. E questo è il sistema.